essere te. Spero di rilassarmi anch'io. Sono le 10 passate qui. Non so quando lo starai guardando tu, però adesso sono le 10 qualcosa. Quindi mi sono già messa qui a letto e spero. Sempre dato tanto conforto avere qualcuno vicino mentre cerco di dormire o sapere che c'è qualcuno in casa, qualcuno nella stanza a fianco. Soprattutto se c'è qualcuno proprio vicino a me che mi tranquillizza, magari mi racconta qualcosa. Sussurrando. Sicuramente è un ricordo di infanzia, quando i genitori ci mettevano a letto e ci raccontavano le storie. Stasera io spero di poterti donare quel senso di conforto, di calore umano. A me dà un gran senso di sicurezza. Se mi sentissi protetta, ho sempre avuto l'ingenua sensazione che se sono in casa e c'è qualcun altro in casa, i ladri non possono venire, mentre quando sono da sola in mi prende un po' l'ansia. Quindi è proprio il contatto umano a darci queste belle sensazioni. Sarà una sessione molto semplice, un po' possiamo dire old school ASMR, che alla fine, a mio parere,
Pesante emotivamente. E quando ho queste giornate così piene di emozioni, se avessi detto questo, se avessi fatto quello, se gli avessi risposto così, e continua questo circolo di pensieri. Già adesso, solo a dirlo, ho già iniziato a pensare alle cose che mi sono successe oggi. So che anche a te succede, a tutti succede. Dobbiamo sforzarci proprio di non attaccarci a questi pensieri. Questo periodo dell'anno, vediamo se ho l'accendino, per accendere le mie candele che mi sono state gentilmente regalate. Questa ti faccio vedere, è super in tema autunnale, alla cannella. Forse la mia spezia preferita. E per me l'autunno equivale a tisane. Penso sia la mia stagione preferita. Sa proprio di
questa sua danza. Pensavo prima di mettermi qua com'è strana. Questa fiamma con il suo calore penetri nel nostro corpo e sciolga tutti quei nodi, quelle palline o palle di tensione. Lasciamo che la fiamma le bruci e le sciolga. Ad esempio, parlo per me, ma tu pensa pure a ciò che ha turbato te oggi o in questo periodo. Mi sono ritrovata a pensare molto al tempo che passa velocemente senza che me ne accorga. E questo mi ha creato ansia perché è abbastanza. Che devo ancora fare in termini di carriera, indipendenza, trovare una persona che mi stia accanto, solite cose, insomma. Sì, ci ho pensato abbastanza. Cos'altro ho pensato? Ah sì, oggi. Questa è una sciocchezza. Ero andata. Avevo finito la mia sessione di
si cambiavano e una mi ha per sbaglio dato un colpo e mi fa: "Scusi, signora." Sono rimasta un po' perplessa. È una sciocchezza incredibile, però poi questo poi ha scaturito una catena di pensieri. Ho perso il filo del discorso. Se fossi un po' bloccata, non so che direzione far prendere alla mia vita. In realtà ne avrei diverse, ma non so con quale iniziare. Persona molto vicina a me mi ha fatto davvero, davvero innervosire. Mi ha anche un po' delusa con certi comportamenti. E io, purtroppo, essendo ultra sensibile, patisco molto. Persone a cui voglio bene mi deludono, infatti mi ha proprio reso difficile. Sia libera e tranquilla. Immaginalo anche tu.
Gesti carini, ad aiutare, ad esserci. E che dà, in un certo senso è vero, perché sono così, però penso anche di essere un po' un gatto, col quale gattino, perché ho anche bisogno. Spesso e volentieri non ho voglia di parlare con nessuno e me ne sto per le mie. Quindi direi 60% cane e 40% gatto. Tu invece cosa pensi?
Esclusiva alcova. Il protendersi a sbalzo da una rupe sul pendio boscoso, con generose pareti vetrate, compresa una parte del pavimento, a garantire viste mozzafiato e la sensazione di sospensione nel vuoto. È solo l'esempio più recente di una tendenza sempre più radicata. Passerelle, pedane, piattaforme, gabbie, garitte e, più in generale, elementi puntiformi assai visibili, posti in aggetto, meglio se a strapiombo, lungo percorsi turistici, al fine di esaltare la veduta panoramica, ma soprattutto stimolare emozioni forti.
sorta di realtà aumentata per un'immersione totale nel paesaggio, in grado di suscitare una bella scarica di adrenalina. Per inciso, si noti come la tendenza della sfida alla vertigine, che in passato si ritrovava quasi esclusivamente nelle attrazioni fieristiche o nei parchi divertimento, riguardi anche le realtà urbane metropolitane. Con l'inserzione di ponti, passerelle sospese e gabbie vetrate a sbalzo dalla sommità di grattacieli, si veda in proposito il libro di Davide Deriu, On Balance, Architecture and Vertigo. Tornando alla montagna, evidentemente il paesaggio non è più così coinvolgente. Occorre un surplus a tutto vantaggio del marketing, ma spesso a svantaggio degli impatti ambientali. Evidentemente transitiamo lungo le strade di montagna da turisti distratti, senza più saperci guardare intorno per cogliere le meraviglie dell'orografia. Abbiamo bisogno di segnali. Tra gli architetti va per la maggiore chiamarli landmark, che ci avvisino che lì c'è qualcosa di particolare da vedere, che individuino una direzione su cui orientare un dispositivo costruito, talvolta concepito come vero e proprio cannocchiale puntato su un obiettivo. Ovunque, dalle vette alle pareti fino alle gole, con la sensazione finale dell'omologazione. Seppur tra loro tutti differenti, ogni landmark in realtà si equivale a un altro. Spesso non c'è nulla da eccepire circa la qualità formale dei manufatti. Opere eleganti e slanciate, nobilitate dalla scelta dei materiali e dalla prodezza della realizzazione tecnica. Tuttavia, ci si interroga sulla loro reale utilità. Davvero accrescono l'esperienza fruitiva di un luogo? O, al contrario, non rappresentano ideali palcoscenici per titillare ulteriormente il nostro evanescente quanto già debordante edonismo fatuo? Insomma, il luogo ideale per scattarsi un bel selfie, possibilmente sporgendosi bene, a costo di rischiare di cadere, ma ne vale la pena, onde poter affermare che noi c'eravamo. Persone che vi accedono in pantofole.
farsi scattare le foto di rito. Purtroppo il selfie è bandito, in quanto non è consentito portare con sé il cellulare, che va ceduto allo zelante operatore di servizio, il quale in pochissimi istanti ti mitraglia un'impressionante sequenza di riprese. Il fenomeno sta assumendo risvolti addirittura patologici. Ci riferiamo al progressivo dilagare delle famigerate panchine giganti, che dalle colline di Langhe Monferrato, dove sono state partorite dalla mente di Chris Spangle, stanno conquistando le valli piemontesi e non solo quelle. E pare ormai consolidato il filone turistico dei cacciatori o collezionisti di panchine, che si immortalano tronfi con la seduta gigante. Così, l'esito finale è ribaltato rispetto agli assunti di partenza. Il paesaggio che si voleva sottolineare, incorniciare, retrocede a sfondo indifferente, intercambiabile. Eppure, l'infrastrutturazione dei monti procede in tale direzione. Quale espressione di una gestione del territorio da parte di soggetti pubblici e privati che vedono in simili azioni ghiotte occasioni di promozione. Certo, sappiamo che non restituiscono altrettanta visibilità la manutenzione di un greto fluviale o di un sentiero. Dalle colonne del suo blog, con la lucidità e la franchezza che lo contraddistinguono, Alessandro Gogna ha tuonato: basta con queste emozioni assistite dalle vostre protesi. Sottoscrivete.